È una storia che dura da più di un anno, i droni che volano a bassa quota per parecchio tempo, più di un'ora la sera, e danno disturbo, insomma. D'accordo che devono controllare i confini, però fossero un pochettino più silenziosi, no? Quindi la notte non si dorme? Eh no, è difficoltoso, è difficile proprio. Tutte le notti si sente sempre questo ronzio di sottofondo e... Se uno c'ha i vetri fini come li ho io, lo senti. È anche molto forte, sì, anche lei. E di notte quando alcune volte apro la finestra di camera mia sento una specie di rumore. Che... Un elicotterino. Sì, è come un elicottero. Anche quando sono stata in vacanza la cosa che mi ha stupito moltissimo è proprio avere 2 settimane senza avere... questo ronzio di sottofondo, ma avere proprio il silenzio, ecco il silenzio. A Vacallo si sente molto, la notte dà fastidio perché è molto rumoroso. Bisogna trovare qualche soluzione alternativa, indubbiamente, anche per rispetto delle persone che abitano qua. Credo che vi sia una necessità di avere più sicurezza sul territorio, però al tempo stesso bisognerebbe trovare un compromesso tra il bisogno dei cittadini di dover dormire, di dover riposare a determinate ore della notte e il bisogno di sicurezza che comunque si sente palesemente. Se a qualcuno dà fastidio, bisogna intervenire in qualche maniera. Però è giusto che la polizia controlli i confini, quello sì. Ho una compagna che abita qua a Chiasso che ogni tanto mi dice che nelle ore più tarde della notte, tra mezzanotte, le 11 e la 1, sente appunto questo rumore che è fastidioso perché chiaramente a Chiasso presumo non ci sia molta vita notturna, perciò il rumore è ancora più amplificato. Io penso che dormire sia importante, per cui magari la sicurezza va bene, però cercare magari di farne un po' meno, di modo che la gente possa dormire, se fa fatica. Si sente il rumore di notte, adesso che abbiamo le finestre aperte ci sono delle volte che dà fastidio. Non bisogna sempre reclamare per tutto e per tutti, bisogna essere anche un pochino più garbati, un po' più accomodanti. Chiuso. Sono Boffalore, comunque anche da me i droni si sentono. Orari un po' strani comunque ci danno anche fastidio. Bon, io dormo abbastanza bene, però sentire sto ronzio in sottofondo è perennemente fastidioso. Ma io credo che sicuramente andrebbe studiata una soluzione alternativa per non andare a minare quello che è il sonno, che è sacrosanto per tutti quanti. Sicuramente ci può essere un compromesso, un giusto compromesso tra la sicurezza e il sonno degli abitanti di Chiasso.